perché a dicembre il Milan era meno 8, oggi si ritrova più 1 con un derby che fa la differenza, perché Gattuso, attenzione, Gattuso, oggi parliamo tanto di più 1, ma poteva essere un margine più ampio, perché Icardi segnò nel derby soltanto in chiusura di match. Il 17 marzo ci sarà la grande sfida per il terzo posto Milan-Inter, guardate qui come è cambiato il mondo, nero-azzurro a sinistra, rosso-nero a destra, dove c'è davvero l'Inter che nelle ultime giornate, comunque, anche se ha vinto qualche partita, poi ha fatto una fatica. Empoli-Inter 0-1, Inter-Sassuolo 0-0, Torino-Inter 1-0, Inter-Bologna 0-1, Parma-Inter, qui si riprende un po' la squadra, 0-1, Inter-Sampdoria 2-1, ritorna poi ovviamente con gli spettri di Firenze, con una partita che però meritava di vincere, Cagliari-Inter 2-1, mentre il Milan vince con la SPAL, vince a Genova col Genoa, pareggia con il Napoli, pareggia con la Roma, vince con il Cagliari 3-0, vince a Bergamo 3-1, vince con l'Empoli 3-0 e vince in casa con Sassuolo, non convincendo il tutto 1-0, e guardate il termometro da meno 8 a più 1 con Rino Gattuso, straordinario, super spot, ma poi ovviamente parleremo anche e soprattutto di questo per iniziare la nostra serata di Monday Night su Sport Italia. Super spot, 20 secondi. Andiamo sull'Inter, perché Alfredo, devo allargare la discussione sull'Inter, Spalletti a fine stagione sarà Dio, e poi parliamo ovviamente dell'attualità del terzo posto perso, della Champions League andata male, della Coppa Italia persa. La strada è quella giusta per l'addio. La strada è quella giusta per l'addio, anche per nella gestione di alcune cose sue, lasciando perdere tutta la vicenda Icardi. Se il rendimento fosse questo, e se tu, e come noi, come tutti l'estate scorsa, abbiamo parlato di una squadra che avrebbe dovuto provare ad avvicinarsi e adesso stai in bilico, se continuasse così con questi risultati la strada sarebbe quella maestra per l'addio, non ci sono dubbi. Nicoletti, io ti do una chiave di lettura un attimino diversa, Alfredo mi può aiutare in questo. Andiamo all'inizio di quando arrivò Luciano Spalletti all'Inter, ok? Se non ricordo male cercava un sostituto di Carlo, cercava un attaccante, si parlava di uno scambio col Paris Saint Germain. Poi cosa è successo? L'operazione non si è potuta più fare, lui ha messo a sedere Mauro e Wanda e gli ha detto: io non vi voglio sentir parlare di campo, di Inter, di spogliatoio. Infatti la scorsa stagione ha centrato gli obiettivi minimi che l'Inter si era prefissata, quindi di entrare in Champions League, quindi andò particolarmente bene la stagione. Si poteva fare prima senza aspettare l'anno scorso, io parlo di quando arrivò all'Inter l'anno scorso. Quest'anno è scattato un qualcosa che, ripeto, secondo me è la gestione di Mauro, l'errore lì è di Mauro, ho apprezzato tantissimo ieri l'intervento che ha fatto Antonio Cassano in un'altra trasmissione, dove ha detto la realtà delle cose. Fai già la mamma di 5 bambini. Miracolo a Milano. Fai già la mamma di 5 bambini. Fai la blogger, fashion blogger, come si chiamano oggi. Fai l'opinionista TV, non fare anche la manager di Mauro Icardi. O meglio, in Sud America, te sai meglio di me, Michele, noi lavoriamo tanto in Sud America, c'è la tendenza ad avere un familiare nello staff, però in percentuale, magari c'è il padre al 10%, il fratello al 50%. Però scusa, ti interrompo, però credo che nessuno gli ha vietato di poter fare l'opinionista. Esatto. Anche devi stare attento. Anche devi stare attento a quale manager. È come se io oggi con Michele si trattassi di qualche mio assistito. Che gliela fa fare la manager, non è mica lei che lo fa, mica chi è. Però tu puoi fare l'opinionista, ma non puoi dire certe cose. Mauro, è lui che gli ha permesso. Il problema non si è risolto, volevo sapere soltanto aggiornamenti, quindi andiamo sul pezzo. Cortesemente, Longhi, oggi ci sono stati degli incontri per Perisic Icardi? Ma sì, più che altro c'è la volontà di provare a ricucire uno strappo che in questo momento non ha grossa soluzione, visto che comunque una delle condizioni per Icardi per rientrare nell'Inter era che non ci fosse Perisic, per cui per spiegare più o meno il rapporto che c'è tra i due a livello di spogliatoio, il fatto che l'Inter stia cercando di spingere su questo tasto per arrivare a una soluzione positiva è eloquente. Detto questo, quello che manca è in questo momento la volontà di Icardi di tornare a giocare, per cui è probabile che le parti abbiano un nuovo confronto nel corso della settimana, ma se al momento Icardi continua a dire di avere dolore, l'Inter non può di fatto convocarlo. E questa è un po' la discriminante base sulla quale spingere la società. Pressana, qui continuano a litigare, però hanno perso la Champions, hanno perso la Coppa Italia, hanno perso il terzo posto momentaneamente. Forse la gestione inizia ad essere discutibile. Sì. Devono trovare sicuramente una gestione e una soluzione a questa cosa qui, perché in questo momento perdono tutti, non è che perde solo Icardi, perde anche l'Inter. Certo che è una cosa che è un po' al limite, soprattutto quello che sta facendo, come viene gestito. Come diceva prima, sua moglie fa tante cose e bisogna essere competenti anche a fare il manager. E non penso che la signora sia
abbia la competenza per poter andare a decidere e parlare con le società. E soprattutto penso che se anche Icardi vada via dall'Inter, chiunque lo voglia prendere deve mettere dei puntini sulle i su un futuro acquisto di Icardi per quanto riguarda la gestione. Però ora pensiamo a risolvere i problemi dell'Inter. Quali sono principalmente, Becca? In questo momento, meno parli, meglio è. Se dei gol di Icardi, secondo me, hai bisogno, quindi... un'azione normale, cioè io anche scusa la fascia di capitano, cioè è stato un momento che grossi problemi, fermi tutti, vuoi rientrare nello spogliatoio, vieni, cambiati, ti alleni, l'allenatore decide se utilizzarlo o no, punto, ma meno si parla meglio è, perché altrimenti io voglio questo, no, non voglio quell'altro, cioè, tu, qua c'hai un po' di ex giocatori, cioè negli spogliatoi c'è sempre stato qualche problema, però alla fine guardate che c'è quel rettangolo di gioco lì e lì si guarda però, la maglia che si ha, quindi c'è un codice troppo potere oggi, però ha messo riesce a fare meglio, lui non parla, però ha messo un bellissimo like a un post di Cancelo che celebrava la vittoria della Juve a Napoli, quindi lui si supera sempre, è un grande capitano social, via social credo che sia il più grande capitano del mondo. Lui non parla, però fa queste cose che sono una provocazione continua, no, e che sono la sintesi del momento. Però io intendevo dire, Alfredo, non intendevo, cioè in questo momento c'è la società che deve raggiungere un obiettivo. Chi sale sul treno deve farlo in un certo modo. Io non scenderei proprio questo, cioè ti presenti, ti spogli, ti alleni, se l'allenatore ti ritiene in grado ti fa giocare, non stai bene, stai fuori. Sì, però lui ha detto che ancora c'è un dolorino. C'è un dolorino, ha detto, hai ascoltato le guarirà dal dolorino, guarirà quando finisce il campionato. Quello che dice Alfredo è giustissimo. Allora, innanzitutto sembra che l'incontro, il faccia a faccia con Perisic, non ci sia stato. Sembra che Icardi si sia incontrato con Spalletti, con il responsabile dello staff medico, il dottor Piero Volpi. C'era anche qualcuno della dirigenza, non so se Ausilio e Marotta, queste sono le ultime che arrivano da casa Inter. Icardi ha detto a Spalletti e al medico che il ginocchio continua a fargli male, per cui non sarà, è out, non sarà convocato per la trasferta di Francoforte contro l'Eintracht. Di fatto si è ritirato fuori. Il ginocchio mi fa male, non posso giocare, non mi convocare. Spalletti ne ha preso atto e quindi Icardi non sarà ancora una volta nella lista dei convocati per l'andata degli ottavi d'Europa League. Alfredo, quindi... possiamo archiviare questo argomento fino a Pasqua, no? Perché siccome il dolorino persiste, noi speriamo che la fisioterapia e tutti avremo altri 4-5 live. Anche fino a giugno, Alfredo, ormai è destinato ad andare via. Sì, fino a Pasqua per prendere un po' di tempo. Sì, ma la situazione Marotta, è talmente chiara che anche chi non si occupa di calcio... è due anni, Sai, però. Cioè, ragazzi, Alfredo, giusto? Posso fare una domanda? Sì, hai ragione, stupida, mi è venuta adesso, poi arrivo subito da Mister Rossetto, però faccio una domanda. Ma per caso l'Inter non si è irrigidita così tanto perché forse ha saputo che potrebbe aver avuto un preaccordo per la prossima stagione senza aver interpellato ancora l'Inter in chiave mercato? Cosa voglio dire? Ma non è una domanda stupida, in queste cose ci stanno, però l'Inter non è... si è irrigidita perché c'è qualcosa sotto che non è emerso. L'Inter si sta irrigidendo e non va alla chiarezza totale, si è irrigidita perché forse ha saputo qualcosa che non è emerso in chiave mercato, ovvero che Icardi già ha trafficato in senso buono con un'altra società. La società ha le idee chiare, perché questo te lo posso garantire, ha le idee chiare. Adesso si tratta di vedere se Icardi può essere ancora utile a quei gol, perché i gol li ha sempre fatti lui. Quindi se hai degli obiettivi, secondo me... Però inizia a diventare una cosa... Però la società, le idee... Non puoi mandare via un calciatore che è il tuo simbolo, il tuo capitano, gli togli la fascia, non lo convochi più... Chiediti perché gliel'ha tolta. Me lo sto chiedendo, chiesto. Ma non si fa più convocare lui, Michele. Non si fa più convocare. Alfredo, diciamo che... Allora io volevo rispondere alla tua domanda. Non convocare un calcio nel sedere, vai, convochi e giochi pure, perché ti sto pagando a fine mese. Rispondere alla tua domanda. Domani è 5, ti arriva il bonifico. E tu intanto hai perso il terzo posto, hai perso la Coppa Italia e lui dice... di non giocare, perché cosa? Michele, non era un problema di contratto, perché anche lì non è, appunto, è lì che sto arrivando. Quindi sono delle cose separate.
Però se il presidente arriva che si arrabbia, lui ci ha contratto 2 anni con l'Inter, e se si mette di traverso, tu stai lì perché hai contratto 2 anni. Ma i cinesi non ragionano così. No, non si metterà di traverso. Anche tutte le domeniche c'è 60.000 persone. Non interessa, lo so, ma lo stanno portando. Sarebbe giusto rispondere alla domanda. Sì, vai, che Alfredo, non è vai. Una provocazione quella di Michele, è una domanda giusta, di chi segue il mercato sa, chi segue il mercato sa che dietro c'è sempre qualcuno, così come penso che la storia del Napoli sia stata mandata avanti, la signora abbia mandato avanti qualcuno per raccontare questa offerta che per me non c'è, che non esiste, che per me non c'è, però la signora ha mandato avanti qualcuno e qualcuno ha boccato e qualcuno ha fatto il messaggero, che non è il quotidiano in edicolo ogni domenica, ha mandato questa in ogni giorno, non ogni domenica, ha mandato questi segnali belli chiari, 9, 2, 12, 21, e ce li giochiamo all'8. Invece penso che il discorso di Michele coinvolta la Juve sia un discorso possibile, e allora io penso che poi l'Inter dirà a Icardi: bene, vuoi andare lì, allora facciamo la trattativa come diciamo noi. E con questo diciamo noi potrebbe essere Dybala, questa è una traccia che io non ti escludo in prospettiva possa essere una traccia, però siamo ancora all'alba di una situazione tutta da sviluppare. Ma scusa, in tutto questo scenario io faccio un'altra domanda stupida, ma l'Inter senza Icardi arriva nelle prime 4? E sottintendo anche la domanda tua, quali sono le idee chiare della società? Della gestione di questa vicenda, che è sottintesa con la domanda, senza Icardi arriva nelle prime 4? Io credo di sì, che ce la possa fare. Deve sperare l'Inter, però, che la Roma resti così. Ma io ti dico il mio parere. Io ti ho detto che ho bisogno... Ma Marotta e Spalletti pensano di poterci arrivare. È una domanda senza ironia. È una domanda che lo sai che ha usato un brutto termine, non mi piace... Aveva bisogno di un attaccante, ha fatto giocare Ranocchia, quindi la risposta è scontata, cioè devi cercare di recuperare Icardi. Però se in emergenza tu trovi il famoso spirito, perché nelle ultime 5-6 partite l'Inter si era rimessa in carreggiata, ha perso a Icardi. Il problema è stato prima, quando poi è scoppiato il problema di Icardi, e lì mancano i punti. Però il problema è adesso. E appunto adesso, se va a giocare Ranocchia e centravanti, è chiaro che l'allenatore deve recuperare e la società. Di Lautaro titolare, non soltanto di Ranocchia agli ultimi 10 minuti. Non basta solo. Cioè, è come situazione. Quindi la gestione va fatta adesso, il problema è oggi. Costantino Nicoletti. Ma sì, poi però, c'è Keita, recupera Keita. Ho dimenticato una cosa, a parte che faccio una battuta, se Michele me la permette. Certo. Spalletti, da quando è entrato in Italia... con i capitani ha avuto un po' di grande Costantino. Dice a capitani coraggiosi, non è una battuta, è un dato di fatto, però c'è da dire una cosa, a Firenze nessuno gli ha chiesto a Spalletti com'è che ti sei fatto rimontare in 15 minuti di 2 gol quando la Fiorentina, nei cambi che ha fatto, era proiettata automaticamente già alla semifinale con l'Atalanta, perché ha messo Piazza, che non sta rendendo, è un fantasma praticamente. Quindi nessuno gli ha chiesto questo, perché Luciano è molto abile anche a livello comunicativo a distrarre l'attenzione in certi momenti quando la sua squadra... Scusami, abbi pazienza, ma che bisogna essere proprio abili a spostare l'attenzione? C'è stato il caso dell'anno arbitrale. Del VAR, certo, c'è stato il rigore finale. Però quello... comunque rimane il fatto che ti sei fatto rimontare in 15-20 minuti. Sì, va bene. Da 3-1 a 3-2. Una domanda secca, risposta secca da Rossetto da Bressan. L'Inter davvero rischia, non dico il terzo posto, tanto terzo, quarto, sì, cambia poco, ma rischia di perdere la Champions, anche il terreno Champions. Rossetto prima, Bressan poi. Certo, io penso, hai fatto la domanda prima, penso che Icardi in questo momento sia determinante per raggiungere il Champions. L'Inter ha bisogno di Icardi. Bressan. Per me ce la fa lo stesso anche senza Icardi, soprattutto perché non vedo, tranne il Milan, concorrenti che possono... Però basta che si sveglia un po' la Roma e continua la Però Lazio. Secondo me l'Inter nelle prime 4 arriva anche senza Icardi. Anche perché qualora non dovesse arrivare tra le prime 4, uscita dalla Champions, uscita dalla Coppa Italia, hai capito devi prendere perché e cambiare facevamo tutte. I gol da metà campo? Hai capito perché io e lui facevamo i gol? Giusto. Un ex, eccola qui la classifica che la regia prontamente ci ripropone, perché noi facciamo dei ragionamenti. L'Inter terzo quarto posto, il Milan ha sorpassato l'Inter 48-47, il 17 marzo derby di San Siro, la Roma è a 44, la Lazio è a 41, ma deve recuperare la gara in casa con l'Udinese e quindi bisogna comunque tenere d'occhio questa posizione in Champions League, sono 2 posizioni fondamentali. Juventus e Napoli invece faranno una passeggiata della salute da qui alla fine del campionato, poi ci
raccontiamo, ma la Juventus, vedremo come andrà con l'Atletico Madrid. Juventus campionato finito, Napoli campionato finito, andate in vacanza, ci vediamo l'anno prossimo con i bianconeri, che forse il campionato mai l'hanno iniziato, e il Napoli quest'anno non ha mai spaventato realmente la Juventus.